grazie, che la giornata è ancora più accogliente. Con un applauso il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con i movimenti delle braccia e del corpo, grazie alla lingua dei segni. Benvenuti allora, benvenuti a tutti. Cimicchia, quanti siete per questa festa che conclude la stagione delle iniziative estive per adulti e ragazzi con disabilità e fragilità? Anche quest'anno, diciamocelo, è stato un successo. Più di 1 migliaio di persone hanno partecipato alle iniziative della tenuta presidenziale. Ma ormai sono 7 anni che Castel Porziano è aperto in estate al pubblico tutti quanti i giorni, grazie al presidente Mattarella, che ha voluto rendere ancora più fruibile a tutti i cittadini questo patrimonio storico, artistico e ambientale, e per sostenere le persone in difficoltà e le loro famiglie. I numeri sono più che positivi. Dal 2015 al 2023 hanno preso parte alle iniziative di carattere sociale un totale di 22.530 persone, considerata l'interruzione delle attività dovute all'emergenza del Covid nel periodo tra il 2020 e metà 2021. I ringraziamenti vanno a chi ha collaborato alla realizzazione di questa festa: il Comune di Roma, la Regione Lazio, l'Arma dei Carabinieri, il Genio Militare, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la RAI, la Croce Rossa Italiana, i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, la Polizia Locale di Roma Capitale, gli uffici del Quirinale e i tanti volontari ai quali va un sentito e caloroso grazie. In questo pomeriggio ci sono tanti appuntamenti in programma: musica, spettacoli, sport e
Ovviamente l'estate lo cantavano anche Righiera, sta finendo, anzi è finita. Oggi abbiamo un supplemento di questa meravigliosa stagione e a parte le parole restano le fotografie, restano le immagini di questa estate che avete passato a Castel Porziano e vediamo quali sono state le iniziative a cui avete partecipato. Via le immagini. Ma se ci entri dentro diventa calda. Noi ci sentiamo normali, non ci sentiamo diversi dagli altri, quindi c'è pure un fatto di inclusione. Il presidente Mattarella dà la possibilità a chi non può andare in vacanza, a chi è solo, di andare. Ma ci sono famiglie come me adesso che sono diventata disabile anch'io, mamme stanche che non possono andare in vacanza con i loro figli e neanche loro hanno la possibilità se non appartengono a qualche cooperativa, a qualche associazione. Devo dire che l'accoglienza è sempre la più bella che si possa avere. Ho conosciuto tante belle persone che mi hanno fatto sentire a mio agio. Caro Presidente, ti amo con tutto il mio cuore perché sei bravo. Ecco. Ciao. Ciao Presidente. Grazie Presidente. Ciao. Buon settembre, ciao. Buon Natale. Presidente! Ciao Presidente! Ciao ma il Presidente! Ciao Mattarella! Arrivederci Presidente, a settembre! Una cartolina fatta col cuore, parole semplici che non hanno bisogno di ulteriori commenti, hanno ringraziato tutti quanti il presidente Mattarella, mi unisco anch'io a questo ringraziamento per la sua costante attenzione alle questioni sociali e al tema dell'inclusione. E adesso, signor presidente, il suo saluto.
È un gran piacere darvi il benvenuto a Castel Porziano, anzi bentornati a Castel Porziano. Questa è una festa che si rinnova ogni anno, da 9 anni, e che conclude il periodo estivo che ha visto le iniziative che abbiamo appena osservato nel video. Vedete, ogni anno, alla fine di questo periodo, riflettendo, ci si rende conto che il beneficio maggiore lo ha ricevuto la Presidenza della Repubblica, con la presenza di coloro che sono venuti in questi mesi estivi, per il contributo di allegria, di solidarietà, che è stato recato a Castel Porziano. Ed è un grande patrimonio che ogni anno il Quirinale qui a Castel Porziano raccoglie con la presenza dei suoi ospiti. Questo giorno, così come questi mesi, sono anche un messaggio a tutti nel nostro Paese, sull'importanza di ciascuna persona, del valore di ciascuna persona, con le sue caratteristiche, sempre diverse per ogni persona, per ciascuno, e con la consapevolezza dell'importanza che è questo che assume la possibilità che si inseriscono nella vita della società per realizzarsi, per esprimersi. Questo è fondamentale. Ed è non soltanto un dovere di apertura, ma è anche interesse della società che si arricchisce del contributo di ciascuno nella sua vita. È interesse dell'Italia che questo avvenga. Per questo vanno rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono. E talvolta gli ostacoli sono soprattutto nel modo di ragionare di chi non comprende questa importante esigenza della nostra società. Per questo ringrazio molto tutti coloro che hanno contribuito in questi mesi a queste iniziative, a queste presenze, di cui siamo grati per quello, ripeto, che hanno recato qui a Castel Porziano e che hanno contribuito per questa giornata di conclusione e di festa. Ringrazio quindi Tiberio Timperi anzitutto, ringrazio la Peter Pan Band, ringrazio il coro Mani Bianche. Ringrazio la RAI per la collaborazione così importante e ringrazio coloro che hanno contribuito in maniera davvero decisiva. Il personale di Castel Porziano vorrei anzitutto ringraziare, che con grande motivazione e gratificazione ogni anno si sente immedesimato e coinvolto in queste iniziative. Ringrazio la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, l'Esercito. Ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Regione, il Comune e tutti quanti, e ve ne sono altri, che hanno contribuito per questa giornata, ma anche per i mesi trascorsi qui, per i quali siete stati benvenuti, e con l'appuntamento all'anno 21. Auguri. Grazie ancora, signor Presidente. Allora,
presidente! Grazie. 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 Gr